a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi 29 ottobre 2017 sono a Simeri Criti in provincia di Catanzaro, dove da 14 anni qui si svolge una prestigiosissima gara all'interno del campionato calabrese. Raccontarvela con un'emozionantissima clip registrata all'interno della Renault 5 1004 GT Turbo, che partecipa appunto alla emozionantissima gara di Simeri Criti, e con il numero 32 nella categoria E1 superiore 2000 Italia abbiamo qui Eugenio Catizzone. Ciao Eugenio. Eugenio, ma dimmi una cosa, quanti anni hai? 28 anni, così giovane, partecipa a queste bellissime gare di slalom. Ma questa tua passione come nasce? Nasce fin da piccolo, perché guardando mio zio, lui è il mio preparatore anche della macchina, che mi sento a gareggiare già da molti anni. Sempre dietro, bene o male, è venuta la passione. Già da piccolo iniziavo con le macchinine, inizia. Quando sei da piccolo già si vede la passione. Certo, certo. Ultimissima domanda. Ma quando sta per iniziare la gara, cosa provi quando il motore è pronto, è caldissimo, ingrani la prima, mani sullo sterzo, e il tuo cuore? Il cuore batte forte, specialmente qua a Criti. E la testa? La testa deve essere libera. Liberissima. Quindi il segreto per correre? È la testa libera. Ottimo. Essere concentrato solo sul percorso e basta. Vedi quando ti dicono, ma tu hai la testa vuota. Sono pronto per gareggiare. Ok, un saluto e un in bocca al lupo per questa bellissima gara. Crepi, che vada tutto bene. Ciao. Ciao. Saluto e un abbraccio a tutti dal 14esimo slalom di Simeri Criti. Mi raccomando, un bel like e l'iscrizione. Ricordatevi, attivate la campanella. Ciao!
sa, Eugenio c'ha la sindrome della gara di casa. Lui ha confessato, poi lo vedrete domani nelle interviste che vi proporremo su Tornante.it, dice: a casa mia vado sempre 3 secondi più lento di quello che potrei, e mi assale una pressione, un tremolizio incredibile. Quindi un applauso di incoraggiamento per le prossime edizioni del Trofeo del nostro buone Eugenio, non solo ottimo pilota ma un ragazzo dal grande cuore, sempre generoso, soprattutto nella gara di casa, a dare veramente più di una mano d'aiuto. Grazie.